Intervallo della gara a Portogallo contro Bombonera, 1-0 per quest'ultimo, andiamo a intervistare i protagonisti. Cosenza, 1-0, state giocando abbastanza bene, soffrite poco a parte i primi 5 minuti del primo tempo. Cerchiamo di difenderci. Una partita difensiva allora deve essere. Io cerco di difendermi. Va bene, in bocca al lupo. Perché ci vuole parecchio fiato. In bocca al lupo per la ripresa, andiamo a giocare con Portogallo. Oma, Oma. Ecco. A volo, a volo. Guarda, giù. 1-0, state primi 10 minuti, avete giocato bene, poi dopo avete sofferto un po'. Vabbè, ma abbiamo preso un gol su autorete, evitabilissimo. Vabbè, la partita è ancora aperta, tutto il secondo tempo. Vediamo un po' cosa succede. Ok, in bocca al lupo. Bombonera Club, ottava giornata, girone C del Super 8, Portogallo contro Bombonera SD, 3-1 per quest'ultimo, migliore in campo, lettera, tutto di due gol, l'assist, consegniamo il nostro primo spunto dell'ottima Emerson, e qui Tassero, l'attaccante capitano nell'acquisto del Portogallo. Rosario, avete giocato bene per quasi tutta la gara, a parte un po' gli ultimi 7-8 minuti, forse un calo fisico dove loro hanno colpito e hanno fatto quello. Ma parte della squadra è ancora da collaudare, poi noi abbiamo mancato di esperienze, mentre loro giustamente avevano un po' di esperienza in più e secondo me anche una maggiore posizione in campo. Forse, sì, anche lui, mentre noi purtroppo soprattutto in fase difensiva avete un po' lasciato le posizioni. Purtroppo la difesa è stata un po' la nostra pecca, però cercheremo di migliorare la prossima partita. La prossima partita di vedere in futuro sta a apparizione. Ma sicuramente. Dare una mano a questa squadra. Io perché non ho fatto gol, quindi se no. Allora devi giocare per fare. Sì. Ma almeno devo fare nulla e poi me ne vado. Se me ne devo andare, perché altrimenti. Mi fai un saluto particolare qua a tutti. Ma a tutti quelli che ci guarderanno. Parte noi. Okay. Complimenti. Grazie. Lettera, due di due gol, un assist, diciamo, pari merito, migliore campo lo voglio dire con Gagliotta, che è stato anche lui davvero molto bravo, però tutta la squadra oggi ha giocato abbastanza bene, un po' a tratti avete un po' sofferto, però forse anche loro erano molto più giovani di noi. Diciamo molto più giovane anche alla media del torneo, anche tutti i ragazzi. Vabbè, io comunque mi diverto, io c'ho, secondo me sono uno dei più grandi del torneo come età, però mi diverto, basta far correre il pallone, non correre noi. Sì, infatti, quello è seguito. Solo che noi abbiamo pochissimi cambi, ma siamo divertenti, io mi sono divertendo. Ma già adesso sudato, vuol dire corro ancora, questo è importante. Diciamo una vittoria importante per la classifica, sì, era fondamentale. La fase finale. Mi dai la casacca? Quasi sicuramente. Quasi, dobbiamo vincere ancora l'altra. La prossima giocheremo sempre per vincere, ma noi giochiamo sempre per vincere, poi ci divertiamo, se vinciamo già. L'importante è giocare, non farsi male, fare persone educate, questo mi piace, lo spirito di questo. Non dobbiamo vincere nessuna campionata, nessun Champions League. Però l'importante è divertirsi. Poi se si vince, no, se si vince, no, domani tutti a lavorare. L'importante è lavorare, che sia la fondamentale. Vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Un po' a mia socia, sta molto bene. Ok, complimenti. Grazie.